Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di Mattino 6. Siamo pronti per andare a leggere i principali quotidiani di casa nostra, ovviamente, ma anche quelli nazionali. La prima parte, come di consueto, è dedicata alle prime pagine. Allora, iniziamo dai giornali abruzzesi, dalle prime pagine, le quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Questa è l'apertura di Pescara. A 14 partono i lavori sul viadotto, incubo autostrada e statale, il Cerrano chiuso di notte tra sabato e domenica. In alto il box, l'allarme mondiale, virus cinese, 6.000 contagi, italiani pronti a rientrare. Scendiamo a centropagina, una bella notizia, la favola di Enrico Remigio, pescarese, vince 1 milione al Quiz TV di Gerry Scotti. Eccolo qua, Enrico Remigio, complimenti per questo successo. Nelle cronache, Dogali indagato per le attività in ospedale, medico in pensione dal 2015 ed ex consigliere comunale, è finito sotto inchiesta per esercizio abusivo della professione medica insieme al primario di medicina nucleare e a due infermieri. Pescara, ricorda il giudice Alessandrini, Emilio Alessandrini ha 41 anni dall'attentato, peraltro Emilio Alessandrini, padre dell'ex sindaco assassinato a soli 36 anni dai terroristi di prima linea a Milano nel 79. Paura ad Elice invece per la cronaca, lite tra parenti va a finire a colpi di pistola. Sotto la foto, bambino morto, indagata la pediatra, spoltore, il PM ipotizza l'omicidio colposo e indaga sulla somministrazione di un farmaco. E le novità della manovra 2020, nei comuni una sola tassa per tre diverse imposte. Andiamo allo sport con questa notizia che ha del clamoroso: Pescara beffato, Macin saluta e va al Monza di Berlusconi. José Machin lascia il Pescara a poche ore dalla fine del mercato. Il Parma, che è proprietario del suo cartellino, lo ha ceduto in Serie C, quindi fa un passo indietro Machin a livello di categorie, anche se il Monza è praticamente prossimo alla promozione in cadetteria. Comunque vedremo come poi il Pescara, in queste che sono le ultime ore del calciomercato, si riorganizzerà per sostituire Machin e evidentemente andare su quell'attaccante che tanto sta inseguendo. L'edizione di Chieti Lanciano Vasto del Centro, come vedete, l'apertura è sempre dedicata alla A14, ovvero partono i lavori sul viadotto. Allora, scendiamo a centropagina con la fotonotizia, discarica Cerratina, Ranieri decidono i comuni. Lanciano, l'ampliamento contestato, e nella foto vedete il presidente Ecolan Massimo Ranieri che mostra il residuo dei rifiuti trattati. Sotto la foto, finto carabiniere deruba anziana. Chieti, il truffatore, insieme a due complici, le ha strappato i soldi letteralmente dalle mani. Sempre a Chieti, non ci sono più tombe, requisiti i loculi vuoti. Peraltro questa notizia di cui ci siamo occupati nel telegiornale di ieri. E poi calcio Serie D, Vastese, il baby Cavuoti può andare in Serie A. Ivanov invece a Chieti, il centrocampista della Vastese Nicolò Cavuoti è richiesto da Cagliari e Parma, può lasciare subito i biancorossi, mentre il Chieti prende il portiere bulgaro Ivanov o Ivanov, che dir si voglia. Cambiamo edizione, l'edizione Teramana del Centro, come vedete l'apertura è sempre la stessa perché di fatto è davvero un incubo tra autostrada e statale, e insomma speriamo che questi lavori possano procedere più velocemente possibile. Allora andiamo direttamente alla foto. Sfollati via dagli alberghi, ma c'è chi può restare. Terremoto cambia l'assistenza. Questa è una manifestazione degli sfollati teramani nel 2016. Nelle cronache, Alba Adriatica, computer spiato, ha processo un'investigatrice.
a processo per truffa ed estorsione dopo la denuncia di un cliente. A Nereto, lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza. Il comune di Nereto è tra i primi in Abruzzo pronto a chiamare 21 persone che percepiscono l'indennità dallo Stato e sono idonee a svolgere mansioni di vario genere. Comune di Teramo slitta il varo della giunta bis di Gianguido D'Alberto. Fumata nera ancora, sotto la foto più difficile andare a Roma con il bus. Critiche della CGIL Teramo al piano della TUA. L'azienda si difende, miglioriamo il servizio. Per quanto riguarda lo sport, nuovo arrivo in casa Teramo, una promessa per il Teramo, ecco il terzino di Akité. Edizione aquilana del centro, andiamo direttamente alla foto perché l'apertura è identica, si cerca il super direttore per il Museo Nazionale Munda, l'Aquila, l'annuncio del ministro Franceschini che vedete in foto. Nelle cronache, pignorati beni al resort di lusso per 147.000 euro a Santi di Preturo, l'agenzia delle entrate batte cassa, ma il presidente del circolo Cicchetti rassicura, presto si risolverà tutto. Ad Avezzano, maxi bollette cam nel mirino di Passerotti, commissario prefettizio al comune. A Sulmona, bruciata un'auto sotto la casa del proprietario. Sotto la foto, abusi su minorenne, pena di 5 anni. L'Aquila, l'imputato ritenuto colpevole anche di atti persecutori sui genitori della piccola. Di spalla, rugby 6 nazioni, in Ital donne al via con l'aquilano Andrea Di Giandomenico, CT aquilano dell'Ital donne di rugby, a cui ovviamente facciamo l'in bocca al lupo. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del Messaggero. L'apertura, strappo in casa De Cecco, area di guerra nell'impero della pasta di Fara, sale il peso del presidente Filippo Antonio che acquista dal fratello l'8,6%, irritazione dei cugini Saturnino e Giuseppe Aristide. Nel box, il caso, la revoca slitta ancora su Gatti, supplemento di riflessione sulla nomina di Gatti alla Corte dei Conti. E poi sotto la testata, a scuola, una scuola al giorno, Pescara e l'istituto alberghiero dal 1968, una storia di primati. Teramo, spiano la chat del marito, nei guai moglie e investigatrice. Serie B, Delfino rebus per l'attacco, pressing per avere Sottil, Melchiorri e Lanini per adesso risultano operazioni molto complicate, Memusciai si riprende il posto da leader, sappiamo come competere con le big. E poi la Marcord di spalla che vediamo, Lara Magoni, ex campionessa di sci e attuale assessore al turismo della regione Lombardia, che scrive: Roccaraso e io torno nel luogo del cuore. A 14, come vediamo, chiusura totale nel weekend, sul Cerrano in arrivo anche i lavori notturni. Attività privata in ospedale, sotto accusa un noto biologo, blitz degli investigatori al Santo Spirito di Pescara e nello studio personale. Intanto, sempre a Pescara, la cerimonia. Pescara, appunto, ricorda il magistrato Emilio Alessandrini. Chieti, l'agguato, coltellate davanti al pub in due rinviati a giudizio. E in basso l'Aquila rinasce, come vediamo, a Collemaggio torna il Tapirulan. Cambiamo ancora quotidiano, andiamo stavolta in provincia di Teramo con il quotidiano La Città. Questa è l'apertura, servizi, i piccoli comuni spendono di più, spesa pro capite più elevata nei centri dell'entroterra, Teramo resta in testa tra i capoluoghi abruzzesi. In alto, la giunta bis, le consultazioni corrono lungo la linea telefonica.
E poi altre notizie, a Colonnella, Truentum, via libera al concordato per la Serie C, come detto ufficiale l'arrivo di Diakité al Teramo. La fotonotizia, giustizia per Giulio, ovviamente si tratta di Giulio Regeni, striscione per Regeni, affisso anche al municipio di Teramo. A Giulianova il sindaco vuole indietro il campetto occupato e poi tir sulla statale, per il momento non è possibile emettere l'ordinanza. In basso, per i trasporti, sindacati, viaggio nella della speranza per poter arrivare a Roma. Chiudiamo con le prime pagine locali, andiamo sulle prime pagine nazionali, partiamo con il Corriere della Sera, ovviamente il timore virus cinese la fa da padrone, questa è l'apertura, virus italiani in quarantena. Deciso il rientro dei 59 connazionali da Wuhan, 14 giorni di isolamento, l'OMS sulla diffusione dei contagi, sviluppi preoccupanti, oltre 160 sono le vittime, ma ieri è stato anche il giorno dell'accordo sulla Brexit, sia l'accordo, eurodeputati britannici divisi tra gioia e commozione, lacrime, canti e abbracci, l'addio dell'UE a Londra, che sarà praticamente domani l'ultimo giorno dell'Inghilterra nell'Unione Europea. Fondo monetario all'Italia, crescete ancora troppo poco. La Repubblica, Cina chiuso per virus, le principali compagnie aeree bloccano i voli, la Fed americana, gravi effetti sulla crescita economica, oltre 6.000 casi, più della SARS. OMS, allarme per i contagi da uomo a uomo, soprattutto in Germania, e anche qui, come vedete, via al rimpatrio degli italiani da Wuhan, resteranno però in quarantena. Il racconto di Maurizio Crosetti, noi prigionieri di un fantasma con la mascherina. Di spalla Londra abbandona l'Europa tra bandiere e lacrime, ovviamente due reazioni distinte. L'intervista al ministro dell'economia Gualtieri, il PD deve aprirsi, non perda i ceti moderati. Il Messaggero, virus italiani in quarantena, domani il rimpatrio da Wuhan di 60 connazionali, prima 14 giorni di sorveglianza in caserma, l'epidemia 6.000 casi e 132 morti, più veloce della SARS, stoppa i voli delle linee europee. E poi Brexit, l'Unione Europea dice addio agli inglesi, così cambia l'Europarlamento, ratificata l'intesa, accordi commerciali entro 11 mesi. E poi giustificati a scuola per il caos trasporti, nuova piaga capitale, lettera dell'associazione presidi, metro chiuse, bus lenti, qui siamo a Roma, comprensione sui ritardi. Il Tempo, virus anche a scuola, ovviamente come in tutte le altre parti, anche a scuola è psicosi, già 6.000 infetti e 132 morti, il capo presidi del Lazio, i genitori temono i compagni cinesi dei loro figli appena tornati da là, tutti a comprare le mascherine, ma molte di quelle ora in vendita a Roma sono prodotte a Wuhan. L'allarme di Coldiretti, pure la cimice asiatica sta distruggendo tutta la nostra frutta. In basso, i magistrati sbagliano ma non pagano. E poi il terrore della Meloni, uno stalker minaccia me e la mia bambina, è stata ascoltata dai giudici, leader di Fratelli d'Italia. La Stampa, la grande fuga dal virus cinese, come vediamo, aerei a terra, fabbriche ferme, entro 72 ore tornano gli italiani, poi quarantena. Corsa contro il tempo per identificare il vaccino e vediamo radiografia dell'emergenza, gli eccessi dell'isteria collettiva. E poi vediamo i campioni di ieri e di oggi nella parte destra della prima pagina, perché Yamaha taglia Valentino Rossi, sarà la pista però, dice lui, a dire se correrò anche nel
2021. E poi Fiona May, mi rivedo in mia figlia Larissa, forse è anche più brava di me. Per la politica, verifica di governo, i grillini temono la nuova agenda targata Partito Democratico, nel mirino i decreti sicurezza e il reddito. Il manifesto gomme a terra, ovviamente si riferisce al blocco dei voli verso la Cina. British Airways e Lufthansa sospendono i voli per Pechino. Molti paesi rimpatriano i connazionali, Starbucks, McDonald's, KFC sospendono le attività, la Cina rischia di perdere punti di PIL provocando l'effetto a catena a livello globale, 6.000 contagiati, 140 le vittime. In alto, disumano finanziare i campi libici, accordo Italia-Libia, intervista all'eurodeputato Pietro Bartolo. Il Fatto Quotidiano, il Senato ridà i vitalizi a 700 politici, via libera, la delibera dell'organo di giustizia interno che sta per annullare i tagli, addirittura restituire gli arretrati pure a Palma, consigliere della Casellati. È partita la restaurazione, come si legge. Milano, avvocati Bavaglia Davigo, il CSM no a censura delle idee, dalla Chiesa chi meglio di lui. E andiamo in alto, Crimi, Movimento 5 Stelle a sinistra no, alleanze regionali si può, intervista al reggente dei 5 Stelle. E poi Ferrero, scatole cinesi antifisco, gli inglesi chiedono il conto. Andiamo al Libero, un po' di chiarezza sul virus cinese, il pericolo maggiore è il panico, la polmonite fa paura perché è ancora sconosciuta, picco dei contagi atteso nei prossimi mesi, Pechino teme il peggio, noi siamo più sicuri, e psicosi, evitare negozi asiatici e isolare i bimbi. E poi consiglio a Mattarella da parte di Vittorio Feltri, grillini sono morti, conviene seppellirli, dice. E poi Asia Argento, il MeToo è solo una montatura. Aiuto, il Fondo Monetario è completamente impazzito, ci chiede altre tasse su casa e consumi. L'Avvenire, sindrome cinese, anche qui interrotti i collegamenti da aerei da e per la Cina, italiani evacuati da Wuhan, attive da noi le reti di prevenzione e ricerca sul coronavirus, niente allarmi. Dopo la Brexit la Scozia vuole l'indipendenza. Rivuole l'indipendenza, domani scatta l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea, via libera del Parlamento di Bruxelles. Siamo ad Atene, profughi, la Grecia alza un muro in mare, bando per costruire una barriera di 2,7 km nell'Egeo. Intanto ci sono altri salvati. Vediamo adesso le pagine, le prime pagine dei quotidiani sportivi, partiamo da Gazzetta dello Sport che apre con la Coppa Italia, ci pensa Barellic, l'Inter batte la Fiorentina 2-1, inventa un colpo magico ed è semifinale col Napoli, ovviamente il protagonista è Nicolò Barella, Conte ritorna alla vittoria, in rete anche Candreva e Caceres, esordio per Eriksen e Moses. Vediamo allora il tabellone delle semifinali, ci sarà Napoli-Inter da una parte e Milan-Juventus dall'altra, certamente forse il meglio che può offrire il calcio italiano per la competizione nazionale. Dalla parte destra, signora in difesa, la Juve subisce un gol a partita, non accadeva dall'epoca di Del Neri. Ronaldo è il primo a raggiungere i 200 milioni di followers su Instagram. In alto però la questione è Valentino Rossi, perché Vale non c'è. Yamaha 2021 con Quartararo, la pista dirà però se continuerò, dice Valentino Rossi. Il team giapponese ha scelto la nuova coppia del futuro, ovvero Quartararo e Vignales, che di fatto è una conferma. L'importante è che resti se stesso, dice Gianluca
Gasparini, Valentino conferma: quest'anno voglio essere competitivo, poi si vede. Lorenzo sarà il collaudatore. Australian Open, Team Show, Nadal KO, oggi c'è Djokovic Federer alle 9:30 e poi nella casa dei Lakers giochiamo per Kobe, il reportage da Los Angeles. In basso, Milan, Piontek, cessione d'oro, il polacco allerta per 27 migliori, in arrivo l'uruguaiano Vigna, a tutto mercato i rossoneri cedono in prestito anche Suso e Rodriguez. Napoli, 95 milioni per la rivoluzione, preso Petagna, ma arriverà a giugno. La Fiorentina è scatenata, ecco Kouamé e Duncan, è vicino, il Genoa c'è i Turbe. Chiaramente ci avviciniamo al gong del calciomercato e quindi le trattative si fanno sempre più veloci e serrate. Il Corriere dello Sport, Italian Style, debuttano Eriksen e Moses, ma l'Inter riesce a battere la Fiorentina 2-1 con i gol di Candreva e Barella. Caceres illude i viola con la rete del pareggio, Conte dice avanti con merito. Di spalla, Zlatan vuol dire fiducia, il mental coach ci spiega come ha cambiato faccia ai rossoneri. E poi la Yamaha scarica Valentino Rossi, ma che però dice: io continuo a correre. In basso, come diamo, tantissime trattative. Cominciamo dalla Fiorentina, commisso scatenato, presi Kouamé, Duncan, Igor e Amrabat per giugno. Poi Florenzi lascia la Roma in prestito al Valencia per non perdere ovviamente gli europei. Il via vai dei centravanti, Petagna al Napoli dall'estate, Piontek allerta Berlino. Per il tennis, super team, Nadal va a casa, impresa dell'austriaco in 4 set, Zverev, prima semifinale slam della carriera, Wawrinka va KO. Una maratona da dividere in 4, il 29 marzo a Roma si potrà correre a staffetta scomponendo la gara in frazioni. Poi Napoli-Barcellona, scoppia il caso, vuoi vedere Messi? 70 euro in curva, tifosi furiosi con la società del Napoli, prezzi troppo alti per vedere la Champions. Chiudiamo con Tutto Sport, 200 milioni di follower per Cristiano Ronaldo, che viene definito Instagram, ovviamente prendendo in prestito le iniziali di Cristiano Ronaldo, nuovo record sui social, nessuno al mondo come lui. In alto, Barella, magia per Eriksen, la squadra di Conte si regala le semifinali di Coppa contro il Napoli. E poi Mazzarri, l'ennesima sbandata, siamo in casa Toro ovviamente, scuse solo ai veri tifosi, dice il tecnico Granata dopo i 7 gol rimediati con l'Atalanta e l'eliminazione di martedì sera in Coppa Italia con il Milan. Kobe Bryant, il Super Bowl è per lui. E poi in basso vediamo innanzitutto la famiglia Anastasi dice sì a Gravina a Wembley con l'Italia. Poi De Rossi, cosa non si fa per il derby, truccato, camuffato, è andato a vedersi il derby in curva sud. Mercato meno uno, Pionte Kerta, Suso al Siviglia, Milan Cevigna, Sutalo da Gasperini all'Atalanta. Viola altri 4, Duncan, Kouamé, Igor e Amrabat. Il Napoli invece prende Petagna, ma solo per la stagione che verrà. Valentino Rossi, la Yamaha lo taglia nel 2021, arriva Quartararo. Bene, noi ci fermiamo qui per le prime pagine, adesso le previsioni del tempo, la pubblicità e poi torniamo per iniziare a sfogliare i giornali di casa nostra tra poco. Seconda parte di Mattino 6, allora cominciamo a sfogliare i giornali di casa nostra, ripartiamo proprio dal centro, da pagina 3, ovviamente l'attenzione è catalizzata sui lavori sul viadotto A14, come vediamo, lo vediamo tra poco, usciamo un attimo e tra poco lo vedremo, ovviamente tutte le attenzioni sono sul viadotto, eccolo qua, A14.
14 che da sabato infatti partono i lavori, il Cerrano chiuso per una notte, ma il GIP deve ancora decidere sul via libera ai tir. D'Alessandro al ministro dice: mi ha deluso, intervengono anche i costruttori, questo caos ci penalizza, dice Lance Abruzzo. In basso, aeroporto, pronto il bando per nuovi voli, l'annuncio dell'assessore Febbo dopo il chiarimento con Ryanair che ha sbloccato le prenotazioni. L'udienza per la strage nel resort di Rigopiano, così la regione si difende e va all'attacco, la delibera che fa entrare nel processo sia come parte civile che responsabile. Il 31 gennaio l'ente sarà rappresentato dal professor Pisani, docente a Teramo. In basso, Gatti, rinviata oggi la decisione di Sospiri, revoca della designazione alla Corte dei Conti, la Lega mette Marsiglio di fronte a una scelta obbligata. E vediamo che questa è una notizia che è l'apertura anche del Messaggero. Gatti, nessuna revoca, si complica il caso della supernomina, i 5 Stelle esultano per il passo indietro, ma Sospiri li gela. In atto solo un supplemento di riflessione richiesto dai capigruppo. Questa è la pagina Abruzzo del Messaggero. Fina bene l'apertura di D'Alessandro, ma il PD resta coerente al patto di governo. Iniziamo adesso a vedere la pagina di Pescara, questa è l'apertura dedicata alla famiglia De Cecco, De Cecco record, ma litigi in famiglia. Filippo Antonio rileva l'8,6% da Giuseppe Adolfo, sale al 23,6 della capogruppo e punta allo sbarco in borsa. Divergenze nella visione, nella vision sul futuro dell'azienda hanno spinto Saturnino e Peppe Aristide a improvvise dimissioni dal board. Lo storico marchio, ci ricorda il Messaggero, abruzzese ha chiuso un 2019 in netta crescita con 481 milioni di fatturato. Di spalla la tragedia, morte in culla, l'autopsia chiarisce il caso del neonato. In basso, blitz al laboratorio analisi per Dogali, accuse di esercizio abusivo e peculato, il biologo ex politico avrebbe svolto attività privata in ospedale, indagato anche il primario Valerio De Francesco. Dalla parte opposta, dove studiano gli chef, i record dell'alberghiero, comunità di 1300 studenti più 400 docenti e personale vario per 4 indirizzi. L'ultima creatura del De Cecco è l'Officina del Gusto, un polo con laboratori nuovissimi. Intanto la visita in Vaticano del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, l'abbraccio di Papa Francesco al sindaco e agli alunni del classico. In basso, Serpi, una democrazia più forte grazie ad Alessandrini, studenti protagonisti della cerimonia in ricordo del giudice ucciso a Milano da un commando di prima linea. Torniamo sul centro, la tragedia di Spoltore, anche qui bimbo morto, la pediatra sotto inchiesta, il PM indaga per omicidio colposo, si ipotizza la somministrazione di un farmaco al piccolo di un mese deceduto nel sonno. Caso Carlini, nuova protesta dei familiari, violentata e lasciata morire alla stazione, parte il processo, chiesta l'accusa di omicidio volontario. Dall'altra parte, a pagina 14, il medico Dogali sotto inchiesta, esercizio abusivo della professione, perquisizioni nello studio e in ospedale, l'accusa, in pensione dal 2015, l'ex politico svolgeva ugualmente l'attività a medicina nucleare, la difesa, una sorta di volontariato, indagati anche l'attuale primario del reparto e due infermieri. Masci al Papa, benedizione speciale per tutta Pescara, la visita in Vaticano, il sindaco ricevuto nell'aula Nervi con gli studenti e i docenti del liceo D'Annunzio, donati al pontefice un libro su Leonardo e un quadro del pittore Giancaterino. Alessandrini, 41 anni fa l'omicidio, uomo simbolo in anni di follia, la commemorazione del magistrato ucciso a Milano da prima linea.
Sempre a Pescara, via Marconi, parcheggi cancellati, il comune recupera 70 posti auto, scontro in commissione, Confcommercio consegna 50 firme contro la soppressione dei 96 posteggi. Il settore lavori pubblici saranno realizzati in 3 aree di via Nazario Sauro, via Socrate e via Tibullo. Intanto, Vigili Urbani, rinviata oggi la decisione del sindaco sul nuovo comandante. Viabilità, rifatta la segnaletica in via Michelangelo, lavori sulle strade in centro e in periferia, ultimati gli interventi per strisce e asfalto in via Basento. Via alla pulizia all'ex ENAIP prima della demolizione, l'edificio da abbattere sulla Riviera Nord. Andiamo avanti, minaccia i passanti, sempre a Pescara con un grosso coltello, paura in strada, denunciato e ricoverato in ospedale, un 51enne con problemi psichiatrici, l'allarme è scattato nella zona del Mercato Ittico. Intanto è atteso per oggi il ritorno dello studente Lorenzo Di Berardino, bloccato dal coronavirus cinese a Wuhan. Cronaca, presa 1 chilo di marijuana alla stazione, trentenne bloccata dalla finanza, la droga destinata alla piazza Pescarese era nascosta nel trolley. Via Lago di Borgiano, arrivano 11 milioni per la demolizione, comunicazione ufficiale dal Ministero per il finanziamento. Entro 120 giorni vanno stabiliti tempi e modalità dell'opera. Via Ilaria Alpi, in commissione sicurezza, lite nella palazzina occupata tra operai ed extracomunitari. Poi la bella notizia di Enrico Remigio, che realizza il suo sogno in TV e vince 1 milione al quiz di Gerry Scotti, il trentenne manager di Scafa, protagonista su Canale 5. A Montesilvano, traffico e tir, il caos dell'A14, danni economici e d'immagine, parte la battaglia legale. Il sindaco scrive al ministro dei trasporti e autostrade e annuncia di dare mandato per la richiesta di risarcimenti. L'assessore alla mobilità Aliano, con le associazioni di categoria, quantificheremo i danni subiti valutando minori ricavi registrati nel periodo interessato. L'iniziativa nazionale Movimento 5 Stelle, fondi per le scuole dai tagli degli stipendi. Siamo ad Elice, momenti di panico perché una lite tra parenti finisce a colpi di pistola. Dopo il diverbio, uno dei due ha puntato l'arma verso l'abitazione dell'altro familiare, indagini dei carabinieri. Protezione civile, il comune cerca volontari a Città Sant'Angelo da aprile, corsi per aumentare l'organico. In basso, carrozzine determinate a cappelle sul Tavo, barriere architettoniche a scuola, polemica tra Ferrante e Comune, mentre a Spoltore il Belvedere cambia il suo volto, arrivano i nuovi marciapiedi. A Francavilla, luci a LED sul lungomare, ecco la nuova illuminazione, risparmio energetico, da nord a sud saranno sostituite le lampadine di quasi 3.000 lampioni e nelle contrade, così come lungo la nazionale, saranno potenziati gli impianti. In basso, analisi sui fumi tossici, in arrivo i risultati dell'ARTA San Giovanni Teatino, il caso di via Brecciara. A Popoli, zona ospedale, ecco come cambiano viabilità e parcheggi, le nuove soluzioni. Dopo la chiusura del passaggio a livello di via Berlinguer, l'amministrazione riorganizza la circolazione del quartiere. A Penne, disabili, attività ferme, scatta la protesta, sabato corteo dell'associazione Abbattiamo le barriere. In basso, caso Segre, Lampi a Salvini, devi dimetterti, Penne, l'associazione partigiani, dopo le critiche del consigliere leghista alla cittadinanza onoraria. Torniamo sul Messaggero, sulle colonne del Messaggero, perché vediamo questa altra notizia: da Milano a Elice per punire il cognato. Spedizione con sparatoria, numerosi colpi di pistola esplosi contro la casa del parente, carabiniere sulle tracce di un rom. Mistero sul momento dell'agguato, con il suo racconto la vittima ha soltanto consentito di identificare l'autore. Altre notizie che vediamo. Allora, questa è la fake news sui social che tradisce D'Incecco. Callalilli imbrattata da writers imbecilli. Installazione firmata da Marchegiani, apparsa sui social sfregiata dalle firme in vernice nera.
ma in realtà si trattava di una fake news frutto di un fotomontaggio che ha ingannato per esempio Vincenzo D'Incecco, il consigliere leghista Vincenzo D'Incecco e molti altri. E poi altre notizie: panico al mercato, con un coltello minaccia un uomo. Il sindacato FSP oggi in comune, il convegno affronta il disagio in polizia. In basso, Viale Marconi, se il progetto non va, i fondi non servono. Fabrizio Rapposelli gela il progetto della preferenziale per i bus elettrici e rilancia l'ipotesi di Viale D'Annunzio. In basso, orrore in Via Lento, violentata e picchiata nel Tugurio, il giudice spiega la condanna del marocchino, del marocchino per la morte di Anna Carlini. Oggi prima udienza, il comune si costituirà parte civile. Siamo all'Aquila, Tapirulan, tre progetti per riattivare il collegamento. Il comune vuole una soluzione rapida, lungo sopralluogo di tecnici e assessori. Valutate strategie diverse, riparazione, sostituzione completa o via intermedia. Biondi, ora la spina è Fratelli d'Italia. Fabrizi, l'assessore Vittorio Fabrizi, è nel mirino. Le spine dell'amministrazione comunale aquilana. Progetto case e MAP. Bandi, la giunta comunale approva gli indirizzi. In basso, la sentenza, atti sessuali e stalking, condannato un 41enne esperto informatico. Ha preso di mira una bambina di 7 anni e la sua famiglia. Intanto, come vediamo in basso, a proposito delle spine della maggioranza in Consiglio Comunale all'Aquila, la reazione dell'opposizione, il centro-sinistra rompe gli indugi e dice è il momento di farsi da parte. Queste due notizie, come vedete, sono collegate. All'Aquila aumenta il numero dei vaccinati al 31 dicembre, gli ultra 65enni, la percentuale è passata da 50 al 53%, il target è il 75%. In crescita anche le donne incinte che hanno scelto di seguire il consiglio dei medici per questo periodo. E poi regolamento del parco del Gran Sasso, le ASBUC fanno muro. In basso altre notizie, l'iniziativa Danza, Pacini e Cimoroni presentano il concorso. Intanto Giuliano De Angelis con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, violoncellista aquilano Giuliano De Angelis sarà uno dei protagonisti, insomma, del festival che si apre il prossimo 4 febbraio. Siamo ad Avezzano, Vuxi, luce e ombre sull'accordo romano, sindacati molto critici sul piano dell'ex El Foundry, anche l'amministrazione regionale pone qualche problema, ma si apprezza il fatto che sia stato finalmente varato il progetto sull'occupazione, c'è chi storce il muso. Celano, vendita dell'Immacolata, il sindaco va su tutte le furie. A Sulmona, Case Ater di via 25 aprile, incendio doloso di una Smart. A Carsoli, pronto soccorso, giovane ferito, costretto ad attendere per ore. Pesca Seroli, sia alla caccia ai non residenti e scoppia la polemica, mentre ad Avezzano, sempre per la cronaca, usura, condanna a 3 anni e 4 mesi ad un 34enne. A Chieti, coltellate davanti al pub, a giudizio Coppola e Gallo. La vittima è Christian Cipressi, chiede un risarcimento danni di 150.000 euro. L'avvocato Remigio invoca la legittima difesa, prima udienza del processo il prossimo 5 maggio. Il caso suicida dopo la condanna per pedofilia, nuove prove. L'avvocato Stefano Sessano, potrebbero arrivare colpi di scena giudiziari. Sempre a Chieti, isole ecologiche di Paolo, dice, sono state messe senza raziocinio, il capogruppo di giustizia sociale. In basso, sesso e massaggi, 7 cinesi vanno a giudizio. Confindustria invece esamina le infrastrutture, ieri c'è stato un summit di cui vi abbiamo reso conto.
La discarica ben gestita, va ampliata. Siamo a Lanciano, l'AD di Ecolan. Ranieri, alla riunione degli imprenditori non siamo stati invitati, ma anche noi dobbiamo lavorare. Non si tratta di un altro sito, non c'è alcun nuovo progetto, tutto sarà deciso da sindaci, comune di Lanciano e dalla regione. A Vasto, carenza di anestesisti, la ricerca Shael, mobilità e concorso per 14 assunzioni. In basso, ad Ortona, Tari e Tasi, accertamenti sui pagamenti, l'assessore verifica su metà dei bollettini si è trattato di applicare la corretta aliquota in base all'ISEE nelle case date in affitto. Vasto si dimette del piano, in poll c'è Elio Baccalà. A Teramo, nuova giunta, fumata nera. Il sindaco, serve più tempo. D'Alberto chiama in serata il capigruppo per un ulteriore giro di consultazioni. Cavallari e l'ex Dem Ilaria De Sanctis saranno i nomi forti per la squadra bis. Falini e Mistichelli sempre più a rischio, sotto osservazione i risultati ottenuti, giudicati troppo poco incisivi. E sulla questione rimpasto di giunta, come vediamo, andiamo sulle colonne della città. Giunta bis, le consultazioni corrono sul telefono, l'incontro decisivo con Italia Viva salta per un impegno imprevisto del sindaco fuori città. I sicuri tra i nomi del primo esecutivo restano sicuri Filipponi, Di Bonaventura, Core e Di Padova. Andiamo avanti, tornando sul Messaggero, altre notizie. Reddito di cittadinanza, solo 1000 patti per il lavoro, titoli di studio bassi, disoccupati da anni, scarsa formazione, difficile trovare un nuovo posto. Spiano la chat del marito, moglie detective, finiscono nei guai, questo per la giudiziaria. E poi la battaglia, la causa dura troppo, 13 finanzieri risarciti, l'avvocato Calcagni ha fatto ricorso alla legge Pinto, la procedura ha un costo minimo di 42 euro. A14, ora anche la chiusura notturna, potrebbe arrivare la sentenza. Potrebbe arrivare oggi la sentenza del GIP di Avellino sul Cerrano. Intanto il tratto da Pescara Nord a Pineto sarà interdetto per una notte. Scordella, sindaco di Silvi, decide di installare i fonometri. Dintino, enormi danni. Montesilvano chiede il risarcimento. Giulianova, gli sfollati devono lasciare gli alberghi, l'intervento di Vincenzo Rivera, presidente dell'ufficio speciale della ricostruzione. Valvibrata, centrale biomasse, ora scattano le querele. Comune, siamo a Giulianova, via libera al DASPO urbano, presentato il progetto diverso da quello sportivo e qui c'è il riassunto di tutte le norme. Corropoli, l'assessore Roberta Grilli passa con la Meloni. A Martinsicuro una cordata di vecchi clienti pronta a salvare la Deco. La proposta potrebbe essere fatta al curatore fallimentare per evitare quelli che sarebbero 53 licenziamenti. Torniamo a Giulianova, perché Arboretti denuncia Vasanella sul PRG. Andiamo sul centro, andiamo avanti, anche qui torniamo a Chieti. Finto carabiniere deruba una pensionata, raggiro in casa, scattano le indagini. Il truffatore, insieme a due complici, entra nell'appartamento dell'anziana e le strappa dalle mani 2000 euro. Altre notizie che leggiamo: tentato omicidio al pub, in due finiscono nei guai, l'aggressione a Chieti Scalo. Abbandono di minori, 11 a processo, sotto accusa una casa famiglia di Ripateatina, contestati l'assenza di infermieri e i farmaci dati senza piani terapeutici. Brucia il colle vicino all'A14, rogo doloso a Ortona e Tollo, raffica di incendi, paura in un'area di 2,5 ettari, accanto al viadotto, Canadair in azione, fiamme anche ad Ari, ora è caccia ai piromani. A Teramo,
Bus per Roma, corse spezzate e più lunghe anche di un'ora, trasporto pubblico, la riorganizzazione. La CGIL accusa e scrive ai consiglieri regionali, la provincia di Teramo fortemente penalizzata, la tua ribatte, scelte adottate in base alla domanda dei clienti. In alcuni casi l'offerta è migliorata, notizia che vediamo, ritroviamo anche qui. Sulla città, viaggio della speranza per arrivare a Roma, l'allarme della CGIL sulla riorganizzazione della tratta che porta da Giulianova e Teramo verso la capitale. Torniamo sul centro, anche qui PC spiato, investigatrice privata a processo. Alba, la donna accusata anche di truffa nei confronti dell'altra donna che la incaricò di seguire il marito. Silvi, ordinanza TIR solo se lo dice l'ARTA, inferno sulla statale 16, sindaco Scordella al PD, il divieto è possibile quando i dati della centralina certificano che c'è un grave pericolo per la salute. Più bus pubblici per gli studenti di Atri assicurati alla TUA, al sindaco Ferretti che ha segnalato dei servizi sulle linee dalla costa. In basso erosione a Pineto, il centrodestra attacca la giunta e poi a Pineto incontrata a Capitolo lavori di pulizia e manutenzione. All'Aquila la battaglia legale, il caso, beni pignorati nel resort di lusso, corse in atto per fermare l'asta, l'agenzia delle entrate batte cassa, fissata al 18 febbraio la vendita di 147.000 euro di arredi. L'ingegnere Cicchetti, presidente del circolo San Donato, errore non nostro, tutto si risolverà. Intanto che tipo di resort è il complesso turistico a Santi di Preturo? 80 stanze e suite tra i monti si affacciano sul campo da golf da 18 buche. In basso RSA bloccata, presentata l'interrogazione, Montereale, il caso dello stop all'appalto, approda in Parlamento, pezzo pane. Del PD dice serve chiarezza. Sentenza all'Aquila. Abusi sessuali su una minorenne, 5 anni, questi sono i risarcimenti da pagare. L'imputato colpevole anche di atti persecutori ai danni dei genitori e della ragazzina e reati connessi alla pedopornografia. Furto di gasolio a Campo Imperatore, oggi ispezione sul serbatoio che è stato svuotato. Va in fiamme una Smart, siamo a Sulmona. So chi è stato, l'automobile era sotto una palazzina Ater proprio davanti la casa del proprietario. El Foundry, cautela dei sindacati sul piano, Avezzano, l'azienda annuncia 5 nuovi clienti, ma dalle assemblee arrivano dubbi sull'organizzazione. Qui siamo allo sport, prima di arrivarci facciamo un salto a Teramo e provincia, ecco qua, tornando sulla città, che è il terzo quotidiano che leggiamo. La scadenza del 17 febbraio non è tassativa, il comune di Teramo fa chiarezza sull'assegnazione degli alloggi agli sfollati del terremoto. E poi scuola antisismica, avviata la rescissione del contratto, il comune dà il via libera alla procedura a causa dei ritardi nei lavori, l'annuncio del sindaco D'Alberto. Striscione per Giulio Regeni in municipio, segno di solidarietà voluto da Luca Pilotti, subito accolto dal sindaco Gianguido D'Alberto. E poi a Teramo riflettere sugli orrori del nazismo e le deportazioni dei giorni nostri. Andiamo adesso allo sport, avete insomma già intravisto quella che è stata anche in apertura la notizia a sorpresa del mercato del Pescara, perché Macin a sorpresa saluta, Pescara beffato dal Monza, il guineiano che però è di proprietà del Parma, 7 gol finora, va in Serie C al club di Berlusconi, la società stringe per Firenze della Salernitana, assalto a Melchiorri del Perugia per l'attacco. Vediamo anche sul Messaggero, perché chiaramente non può che essere l'apertura dello sport, Pescara Macin ceduto al Monza.
Melchiorri, che poi non, in realtà non lo ha ceduto il Pescara, lo ha ceduto il Parma, perché era a Pescara in prestito. Melchiorri, Sottile e Lanini, difficile perfezionare le trattative per l'acquisto. L'ex figlio d'arte, ora la Fiorentina, ieri sera peraltro in campo nel finale di gara del quarto di finale contro l'Inter. Ora la Fiorentina ha ricevuto tante offerte dalla Serie A. Vedremo insomma in queste ultime ore di calciomercato il Pescara come si muoverà per l'attaccante, ma anche per sostituire José Mancini, che è stato fondamentale, indispensabile in questa prima parte di campionato. Intanto le parole di Lédian Memmouchai, che dice: sappiamo come competere con le grandi, ha detto il centrocampista biancazzurro. Ritroviamo le sue parole anche qui. Memmouchai che fa ammenda: ho sbagliato, ma non andrò via. Il capitano biancazzurro torna a parlare dopo lo scherzo con Zauri, dette tante cose non vere. Allora noi lo andiamo ad ascoltare al microfono di Andrea Costantini. Lédian Memmouchai, un ritorno alla vittoria del Pescara, una gran prova contro il Pordenone. Come si spiega questa metamorfosi? Sì, è una bella vittoria, però dove bisogna continuare, perché lunedì abbiamo una partita importantissima dove se si vince si può dare grande risalto anche alla vittoria col Pordenone. Ecco, con le Grotelli cosa è cambiato? No, è cambiato, forse ora siamo un po' più spensierati, giochiamo un po' tranquilli, solo quello. Ecco, la cosa che ha sorpreso è proprio la continuità che ha avuto il Pescara. Bel gioco, ma proposto per tutti i 90 minuti. Sì, però devo dire che abbiamo fatto anche altre gare belle come Benevento, Pisa, Empoli, quindi bisogna continuare, bisogna dare continuità. Ecco, appunto, il Cosenza è una squadra che sarà affamata di punti perché è in bassa classifica, c'è un Braglia che probabilmente si gioca la panchina. Cambierà anche il tipo di avversario che incontrerete. Sì, rispetto a Pordenone magari troviamo una squadra un po' più chiusa, una squadra dove ci lascerà pochi spazi, però bisogna approfittarne anche di quei pochi spazi per far male. Ecco, bisogna anche tornare a fare risultati importanti all'Adriatico. Manca un po' la grande prestazione in casa, ormai sono forse più di 2 mesi. Sì, è un peccato Come si perché spiega? non lo so come si spiega. È un peccato solo perché in casa abbiamo sempre fatto bene rispetto alle ultime 4-5 partite. Quindi è sempre stato un nostro fortino e deve ritornare ad essere quello. Obiettivo playoff? No, obiettivo lunedì sera. Senti Lédian, tornando un attimo indietro, c'è qualcosa che ti ha dato fastidio, che hai sentito di quella vicenda che ti ha interessato in prima persona con Zauri? Qualcosa che ti ha dato fastidio e che invece non era effettivamente vero? Perché noi la tua versione non l'abbiamo mai ascoltata. Infatti è quello che hanno parlato tutti, ho letto tante cose, però l'unico che non ha mai parlato sono stato io. Ecco, cosa ci puoi chiarire? No, lasciamo stare, ora è importante la partita di lunedì, non è importante quello che è stato, però si sono dette tante cose dove di vero c'era veramente pochissimo. Cioè, tu non hai mai pensato di andare via da pescare in pratica? No, 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 ma io sto bene qua, non vedo il motivo. Sul rapporto con Zauri ai tempi? Ma quello purtroppo fa parte del calcio, ho sbagliato perché non dico, però ho sbagliato e ho pagato. Però una cosa voglio dire e poi basta, che quella sfuriata non era per la sostituzione, perché alla fine ho sempre giocato, dopo 2 giorni c'era un'altra partita, quindi non c'era modo di arrabbiarmi perché sono stato Perché mancava sostituito, poco. anche perché mancava poco, vincevamo e fra 1 giorno e mezzo c'era un'altra partita. Ma a volte penso che non c'è bisogno di chiarirsi, penso che a volte ognuno deve fare, io devo dare il massimo, devo fare il mio lavoro e dare il massimo e lo stesso anche gli altri, non c'è bisogno a volte di chiarirsi per forza, l'importante è che ognuno dà il massimo e basta. Andiamo avanti, adesso andiamo in Serie C, andando sul Messaggero. Teramo, Diakité in difesa, ha preso il millennial dell'Agnonese, Martignago con le valigie in mano. L'obiettivo fino alla fine del campionato sarà quello di agganciare le grandi davanti. Intanto in promozione l'Aquila può vincere campionato e Coppa, il bomber Catalli fiducioso nelle possibilità della capolista, ma non abbassiamo, dice, la concentrazione. Andiamo
in Serie D sul centro, perché Chieti è fatta per Ivanov. Cavuoti invece in rampa di lancio in casa Vastesi. Teatini prendono il portiere bulgaro e cercano un difensore, no della Ternana al ritorno di Tiziano Mucciante. Cagliari e Parma invece sul baby della Vastese e si può chiudere. Intanto stangata del giudice sportivo per due giocatori di due squadre abruzzesi, tre giornate di stop per Nazzari, difensore del Giulianova, e Alonzi, attaccante proprio della Vastese, che quindi non saranno a disposizione dei loro tecnici. Chiudiamo con la Coppa Italia di Eccellenza. Castelnuovo e Torrese volano in finale Coppa Italia Eccellenza. I neroverdi eliminano l'Acqua e Sapone, fuori lo Spoltore. Bene, noi abbiamo terminato qui la lettura dei quotidiani. La rassegna stampa torna domani puntuale alle 8. Io vi ricordo l'appuntamento invece con la prima delle tre edizioni del nostro telegiornale questo pomeriggio a partire dalle ore 14. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata.